Ed ecco qui una delle tante campagne in cui si stanno svolgendo le ricerche di protezione civile. Qui ci sono due mezzi di protezione civile, più giù i mezzi dei vigili del fuoco. E si continua a cercare il piccolo Joel. Sono ormai 2 settimane che 70 persone battono scarpate e calanchi a Caronia, provincia di Messina. Le ricerche sono concentrate sul figlio di Viviana Parisi, il piccolo Joele. Ma che giorno siete? Da quanti giorni state? Questo è il 14esimo, 15esimo. 14esimo, 15esimo No, giorno? faccio controllo 3, sì. Dal 3 agosto ad oggi, certo, 14 giorni. Quant'è la zona di ricerca, diciamo, l'area di ricerca? Quanto sarà? L'area L'area. Quanto? circa 500. 500 ettari? Per questo servono 70 persone, forse. I punti oscuri non sono pochi, a cominciare da quei 22 minuti passati dalla donna che esce dall'autostrada a Sant'Agata di Militello, forse per fare benzina. Sono le 10:30 quando Viviana Parisi prende l'uscita autostradale di Sant'Agata di Militello, probabilmente per fare benzina. Ed è qui, in questi 22 minuti, l'ultimo momento in cui il piccolo Gioele viene visto vivo, immortalato da una telecamera, ripreso da una telecamera. 22 minuti dopo, alle 10:52, ecco, Viviana Parisi riprende l'autostrada in direzione Palermo. E questa è la galleria Pizzo Turda, dove avviene l'incidente. È qui che Viviana impatta con un camioncino, con un furgoncino della manutenzione autostradale, e subito dopo la galleria, ecco qui, i segni delle frenate sull'asfalto. E qui il filo si ingarbuglia. Gli unici testimoni, una famiglia di origine settentrionale in vacanza in Sicilia, assicurano di aver visto la donna scavalcare il guardrail e che in quel momento il bambino era vivo. Vedete, questa è la galleria dove è avvenuto l'incidente, qui corre l'autostrada, qui questa specie di piazzola di sosta dove ancora si vedono i segni della frenata, dei pneumatici, e probabilmente Viviana Parisi è qui che ha scavalcato il guardrail e poi ha preso la strada verso le campagne di Caronia. Ma perché Viviana scappa per le campagne? Ha incontrato degli animali o si è suicidata, come gli inquirenti non escludono? E soprattutto, che fine ha fatto il bambino? Maurizio De De Giovanni. Giovanni.